Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, come vedete oggi ho la maglia del Paris Saint Germain, grazie Paris per averci comprato Mauro Icardi, appunto siamo qua per andare ad analizzare insieme quello che è stato il mercato dell'Inter sia in entrata e sia in uscita. Uh, io direi di incominciare subito perché questo video sarà un po' più lungo del solito. Partiamo dagli acquisti che ha fatto l'Inter. Poi alla fine, ovviamente, uh, and andremo a vedere, uh, in base ai prezzi e tutto, un voto da dare a questo mercato che io vi dirò e voi dovete dirmi nei commenti se siete d'accordo con me. Partiamo dagli acquisti dell'Inter. Ovviamente, ragazzi, io qua ho qua un foglio con tutte le cifre degli affari. Partiamo da Stefano Sensi, acquistato dal Sassuolo in... Presto un euro di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Speriamo che questo diritto di riscatto diventi un riscatto. Operazioni da 30 milioni. Io spero diventi un riscatto, perché Sensi ragazzi, sta facendo veramente paura, ragazzi. In mezzo al campo. Sensi è un giocatore straordinario, ha grandi potenzialità di crescita, secondo me. Ma. Vi ho già fatto un video riguardo a Sensi, ragazzi, un po' di tempo fa, già dopo la prima amichevole con la Juventus. Io avevo già detto che Sensi secondo me era insostituibile, quindi andatelo a vedere anche quel video là in cui vi parlo di Sensi. Passiamo al secondo giocatore, ovvero uh, Cristiano Biraghi, che l'ufficialità è arrivata la settimana scorsa. Cristiano Biraghi che si lega a una cessione, ovvero quella di Dalbert, infatti. Uh, I due uh, C'è stato uno scambio di prestiti tra Fiorentina e Inter Con Biraghi che verrà da noi uh, L'unica cosa è che Dalbert è soltanto un prestito annuale Mentre Biraghi, ragazzi, sarà un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni E per una cifra del genere, ragazzi, secondo me l'Inter può benissimo spendere Perché 12 milioni, ragazzi, a, a, ai tempi di oggi non sono nulla Quindi speriamo che Biraghi... Possa far bene, speriamo di riscattarlo Il grande colpo, ragazzi, dell'estate nell'Azzurra Il grande colpo fatto da Marotta Il gran colpo voluto da Conte, voluto fortemente Romelu, Lukaku, ragazzi, che sembrava non dovesse più, arri che sembrava che non dovesse più arrivare all'Inter, ragazzi Eppure è arrivato e, ragazzi, si è già messo in mostra Infatti due partite, due gol per il Belga Pagato 15 milioni di prestito oneroso con il diritto di riscatto uh, fissato a 65, per cui un'operazione totale da 80 milioni, la cifra che chiedeva lo United: era 83. Quei, tre, uh, si, uh, e quei 3 milioni restanti si uh, raggiungeranno co facilmente con dei bonus. Un'altra operazione eh, conclusa con Manchester United, quella di, per il passaggio di Alexis Sanchez in, solo in prestito secco, con l'United appunto che pagherà una parte dell'ingaggio per Sanchez, anche lì ho già fatto il video, non sto a dilungarmi sull'operazione Sanchez. Eh, L'unico acquisto eh, ufficiale che ora è di proprietà dell'Inter è eh, Valentino Lazzaro, acquistato appunto eh, definitivamente per 22 milioni dall'Arta Berlino, ancora non ha giocato una partita ufficiale con l'Inter io sono curioso di vederlo questo l'azzaro qua um, colpo a zero dell'Inter ragazzi il colpo a zero dell'Inter che era già ormai ufficia ufficiale da um, gennaio da febbraio dell'anno scorso comunque Diego Godin Arrivato a zero da Atletico Madrid su Godin ragazzi spendo veramente pochissime parole un colpo veramente perfetto nonostante l'età avanzata di Godin che comunque ha 32 anni però ragazzi un difensore di esperienza internazionale, così come Godin, ragazzi. Secondo me, è perfetto. Abbiamo una difesa da paura. Ultimo colpo in entrata dell'Inter, ragazzi: Nicolò Barella, 10 milioni di prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 35 eh, più 5 di bonus, eh, facilmente raggiungibili dall'Inter. Quindi, Barella un'operazione totale eh, di 50 milioni. Eh, non lo so, ragazzi. Barella. È forte perché è comunque è un giocatore forte. Secondo me, però, ancora non, non lo so. L'ho visto in campo sia con Lecce, un po' nelle amichevoli estive, anche col Cagliari ha giocato una un buona ventina di minuti. Non lo so. Secondo me, deve ancora entrare in condizione e appena entrerà in condizione, ragazzi, sarà devastante questo Barrellino. Nicolò Barella ragazzi, passiamo al punto cessioni. Se Barella viene in nero azzurro, Nangolan ragazzi va al Cagliari. Infatti, um, Nangolan è stato uno, cioè uno è stato tra i grandi esclusi del, dell'Inter di Conte. Conte ha fatto subito chiarezza appena arrivato di non volere il Belgio in squadra e Nangolan. Sembra era un passo dalla Fiorentina, c'era cioè tutto, però Nangolan ha spinto per voler tornare nella sua Cagliari. appunto è tornato a Cagliari in prestito secco. Cagliari che pagherà i 4 milioni e mezzo di ingaggio. Quindi non abbiamo neanche il problema dell'ingaggio di Nangolan. Um, appunto da un'altra cessione, ho già detto prima, è rientrato nell'affare Piraghi. Um, un altro. Um, Uh, un altro top player venduto, uh, Ivan Perisic al Bayern Monaco, prestito di 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 25, un'operazione un che secondo me i costi sono un po' quelli che sono, perché alla fine è un'operazione totale da 30 milioni. Secondo me, Perisic poteva valere qualcosa in più, però purtroppo il suo cartellino si è abbassato di molto dopo le ultime due stagioni. Veramente deludenti secondo il mio avviso, quelli di Perisic. Quindi, secondo me io spero a sto punto resti al Bayer Monaco perché Perisic non, non lo rivoglio più, io sono sincero. Allora... Questo qua non deve tornare assolutissimamente. João Mario, prestito oneroso di 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 18 milioni, è andato al Locomotiv Mosca. Speriamo faccia anche lui una marea di gol. Speriamo faccia bene, speriamo resti in Russia, non rompere i coglioni a prendere il freddo. Ultima cessione, ragazzi, la più importante, quella al Paris Saint Germain di Mauro Icardi della. Nell'uomo di merda, Mauricardi se n'è andato finalmente. Ho fatto ieri il video in, in cui vi dico come le, il mio parere, anche se come mh, sapevate già il mio parere sarebbe stato nettamente a favore di questa cessione. Sono mh, proprio a favore di questa cessione qua. Prestito oneroso comunque di 5 milioni. PSG ci ha già dato 5 milioni. Diritto di riscatto fissato a 65. Quindi con i soldi di cardi se i cardi farà bene, noi l'anno prossimo ci pagheremo Lukaku, ragazzi. Per cui comunque è una buona operazione. Perché, alla fine, questa qua, secondo me, se non fossimo riusciti a venire i cardi, ragazzi, il mercato dell'Inter, secondo me, sarebbe stato da, da 8, secondo me da 8. Con questa operazione qua marotta, ragazzi, secondo me c'è. Si prende un bellissimo 8,5 Perché ragazzi Icardi ha, fino a ieri era un giocatore dell'Inter E Marotta ragazzi è stato capace di vendere al Paris Saint Germain ragazzi Cioè quindi addirittura fuori dall'Italia ragazzi Cioè le destinazioni fuori dall'Italia per i cardi sembravano impossibili Marotta è riuscito a piazzarlo a Parigi Incredibilmente ragazzi qua c'è da fare un grande applauso alla dirigenza Nell'Azzurra e anche e soprattutto a Steven Zang che ha rispettato le sue parole, ovvero Icardi non andrà mai alla Juventus. E è stato di parola presidente, ragazzi, quindi anche un forte applauso al presidente Steven Zang, a tutta la dirigenza Nell'Azzurra per questo mercato. Ragazzi, io sono contento di questo mercato. Come ho detto, io do un bel 8,5 perché magari si poteva arrivare a 9 con magari un, un centrocampista in più magari o un Vidal. Oh vabbè, il sogno nostro di noi interisti era Milinkovic-Savic Però purtroppo la cessione di Cardi è arrivata all'ultimo E quindi non si è potuto fare l'operazione Milinkovic Perché se l'operazione del eh, della cessione di Cardi fosse arrivata una settimana prima Secondo me nell'ultima settimana di mercato si poteva ragionare sull'operazione Milinkovic Non se ne è fatto nulla Il mercato resta questo ragazzi Fatemi sapere voi come la pensate sul mercato dell'Inter Io sono contento Il mio voto l'ho dato un forte applauso alla dirigenza che a Marotta soprattutto, che è stato, si è veramente arrivato un grandissimo professionista, e un grande dirigente soprattutto. Uh, io vi invito a lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, un commento in cui magari vi, mi esprimete voi il voto che date al mercato dell'Inter. Io come ho già detto ho dato 8 e mezzo. fatemi sapere se è un voto giusto, se avreste dato di più o magari di meno. Che dire ragazzi, io concluderei qua il video. Noi ci rimettiamo al prossimo video, bella ragazzi, amala sempre!